a fare i saluti della mia lingua, proprio perché sono convinto che tu ma con una coscienza del popolo, capace attraverso la lingua, hai la possibilità di arrivare a comprendere quel che è di spirito del popolo che vuole essere libero. E l'importanza di passare per la lingua, l'importanza di passare per la lingua, da arrivare a Roma appena più tardi, appena da chi ha parlato della Bretagna, proprio perché l'importanza della lingua nella questione della Bretagna è fondamentale per comprendere gli spiriti di un popolo che vuole trovare la sua strada per liberarsi dagli stati che vedrea a schisciare, mia domanda, una mira politica, ma anche da una mira culturale. Buongiorno, allora io come solito inizio con la mia lingua, che d'altra parte è quella di Omegna, per cui qui dietro non è molto distante da quella che si parlerebbe qua se non l'avessero così schiacciata le politiche annientatrici delle culture e delle lingue proprie dei popoli dello Stato italiano. Io ringrazio Daniela, ringrazio l'associazione Gilberto Neto, ringrazio Gianluca Marchi anche per l'introduzione, che ha ricordato il lavoro che sul quotidiano La Padania insieme a lui ho iniziato a fare proprio sulla questione degli indipendentismi extra padani, extra dei popoli, fuori dei popoli dello Stato italiano, proprio per dare una dimensione internazionale e una visione d'insieme di un fenomeno che è quello della opposizione agli stati nazioni ottocenteschi giacobini da parte di una serie di popoli che accomunati appunto dalla ricerca della propria via a un'indipendenza e a una libertà al di fuori appunto dei binari stretti voluti dalla geopolitica ottocentesca, che sono poi gli stessi binari in cui ci troviamo oggi tutti quanti noi a dover essere costretti a viaggiare malgrado tutto. Allora, il perché la Bretagna è un caso molto interessante e fondamentale. Allora, nella questione bretone, che per trattare la quale altro che mezz'ora di intervento bisognerebbe veramente farci un mese di seminario e non sarebbe sufficiente, nella questione bretone noi ritroviamo un po' tutto quello che riguarda la sfera storica, culturale, linguistica, romantica di un popolo che alza la testa dopo secoli di dominazione straniera, direi, no? Ecco, è un caso che ci tocca anche abbastanza da vicino, proprio perché è capitato giustamente di far notare nei decenni passati come, per esempio, oltre alla vicinanza nello spirito di rivendicazioni culturali e politiche, la Bretagna ci offre anche una visione interceltica, e poi vedremo meglio anche di che cosa si tratta, di questo spirito di lotta, in quanto qui vedo rappresentati tra l'altro anche personaggi e persone che come Andrea hanno lavorato proprio sul celtismo insubre, ma non soltanto insubre, io stesso credo di aver fatto la mia parte a suo tempo per trovare dei collegamenti tra la nostra storia antica, la nostra storia invece vivente e contemporanea e le analoghe esperienze di altri popoli d'Europa. Ricordiamo che l'Europa, almeno quella occidentale, si divide sostanzialmente dal punto di vista della storia in Europa celtica, Europa germanica e Europa mediterranea, no? Quindi sono queste le tre grandi matrici d'Europa e questa è una constatazione che non viene tanto da me, ma che di solito io ho sentito portare negli incontri pubblici su questo tema niente di meno che Alain Stivell, che è sicuramente stato uno dei pionieri dell'intercentismo e della rinascita in senso moderno delle identità ancestrali, direi a questo punto. Allora, non mi interessa neanche tanto ripercorrere la storia della Bretagna dal punto di vista proprio della datazione storica, perché veramente anche qui sarebbe un discorso molto molto lungo. Quello che noi possiamo analizzare e magari cercare anche di sintetizzare in questo incontro è uno spirito globale che viene fuori dall'esperienza bretone, che ci possa servire sia per la conoscenza diretta di quegli avvenimenti sia anche per tentare ipotetici confronti, distanze, non distanze con l'esperienza della ricerca della nostra cultura e dei nostri diritti politici che abbiamo anche come popoli padano-alpini. Vicinanze qualcuna, distanze purtroppo tante, una sola cosa ci accomuna: il fatto che, malgrado tutto,
noi continuiamo a essere soggetti allo Stato italiano, i bretoni continuano a essere soggetti allo Stato francese. Su questo siamo sicuramente accomunati, purtroppo. Innanzitutto due personaggi che hanno segnato nei secoli la storia della Bretagna, però meritano una citazione. Sicuramente il re Nominoe, che nell'Ottocento, quindi è il tempo proprio del Sacro Romano Impero, ricevette dall'imperatore il titolo per governare per la prima volta una Bretagna più o meno unita. Ecco, adesso qui ovviamente sappiate, vi ricorderete sicuramente che quel periodo storico era fatto di feudi che si riaggregavano, che non si riaggregavano, che venivano sottoposti a vassalli, vassori, con l'imperatore che prendeva, spostava, matrimoni di interesse, matrimoni, ecco, quindi sicuramente un periodo che richiederebbe degli alberi genealogici e un flusso storico molto complicato. Ecco, però il nome del re Nominoe è molto importante, anche perché rimane sempre rimasto anche nell'immaginario bretone come un fondatore della nazione bretone, come il fondatore forse storico, ancestrale, dell'idea stessa di una Bretagna che mettesse insieme, che federasse popolazioni di vario ceppo linguistico, però sia celtico nel senso però di incontro con il celtico britannico, ecco, quindi con i britannici continuarono ad avere degli incontri e degli scambi con la parte estrema appunto del Finisterre. Quindi tutto questo porta comunque con Nominoe ad avere una unificazione nel segno della Bretagna. Secondo personaggio storico assolutamente imprescindibile dalla storia di questa nazione europea è la Duchesse Anne, la Duchessa Anna. La Duchessa Anne che fu l'ultima sovrana, quindi parliamo intorno al 1500 per dare una datazione perlomeno vaga, che governò una Bretagna indipendente. Perché i bretoni, poi con il suo secondo matrimonio, al quale fu costretta da un patto prematrimoniale, portò in dote praticamente la Bretagna che lei stessa governava alla nascente ormai regno di Francia, nel senso della Francia come la conosciamo oggi. Ma perché viene considerata tutt'oggi la Duchesse Anne come un punto di riferimento fondamentale nella storia e anche nell'amore dei bretoni per la propria patria? Perché riuscì, malgrado appunto con lei venisse meno l'indipendenza formale della Bretagna rispetto alla Francia, però riuscì a mantenere una serie di particolarità autonomistiche, diremmo oggi, tra i quali l'esistenza del Parlamento di Bretagna. Ecco, quindi in ogni caso venne vista come colei che, non rompendo i patti, quindi non aprendo la possibilità di una nuova guerra, però nonostante tutto mantenne viva l'idea di Bretagna e la possibilità appunto di avere una propria peculiarità anche dal punto di vista proprio delle relative libertà politiche. E veniamo ai nostri giorni, passando però per quello che è stata la fine dell'autonomia bretone con la notte della cancellazione dei privilegi in occasione della Rivoluzione francese. Quindi il giacobinismo, che ancora oggi viene chiamato in quanto tale, attitudine giacobina, giacobinismo, i bretoni lo chiamano con questo nome per indicare l'attitudine centralista e centralizzatrice dello Stato francese, no? Che poi la stessa identica attitudine che noi soggetti allo Stato italiano, che è stato costruito come una brutta fotocopia di quello francese, peggiorativa naturalmente, ecco, conosciamo molto bene. Quindi il centralismo, l'annullamento delle differenze, l'annullamento delle libertà politiche, l'annullamento delle possibilità comunque di avere una via autonoma anche allo sviluppo. Poi vedremo in che senso nelle ere modernissime ci sarebbero stati poi dei movimenti che rivendicavano differenti sviluppi economici per una terra che rimane una delle più povere dello Stato francese. Quindi la notte della soppressione dei privilegi vede la fine della relativa autonomia di cui godeva la Bretagna nel seno del Regno di Francia. E ci avviciniamo così ai giorni nostri, no? E poi per arrivare
al filone che è quello che forse ci dovrebbe più insegnare qualche cosa, che è il filone non tanto delle rivendicazioni politiche, che ai noi, malgrado lotte anche abbastanza violente, non avrebbe mai visto uno sviluppo positivo, ma sul fronte, ci può interessare, di un insegnamento sulle rivendicazioni di tipo culturale o di tipo linguistico. E la storia narra che è stato Napoleone I, sicuramente l'imperatore nato dal giacobinismo e dalla rivoluzione francese, che desse vita alla prima associazione che si doveva occupare di lingua bretone. Da lì in poi, con il romanticismo, si sarebbero sviluppate tutta una serie di, adesso è inutile veramente fare tutta la cronistoria perché non finiremo più, tutta una serie di associazioni, di gruppi, di letterati. Cito soltanto Villa Marché con il suo Banzas Brace, perché è più conosciuto ed è fondamentale anche nel recupero di una certa tradizione celtica della letteratura e della cultura bretona. Ecco, quindi con questa fase storica si sarebbero arrivate poi, con la seconda metà dell'Ottocento, a definire un raggruppamento di intellettuali, associazioni, gruppi di lavoro, eccetera, che globalmente da lì in poi avrebbe preso il nome di EMSAO, a essere precisi nella pronuncia bretone, parola che non significa altro che movimento. Una parola omnicomprensiva, perché come ogni movimento che nasce spontaneo e non guidato di rivendicazione politica, di rivendicazione culturale, l'EMSAO sarebbe sempre, ancora oggi, stato diviso, divisivo e frazionista, ovvero ci sono cinque idee, si fanno sei movimenti. Io lo dico nella storia del movimento piemontese, che da un certo punto di vista io rappresento anche per la mia esperienza culturale degli ultimi 25 anni. Non posso come notare come più si cerca di essere, di rivendicare la propria autodeterminazione, meno si è capaci poi di farlo insieme agli altri, i nostri simili. Per cui veramente si arriva al paradosso, che è un po' quello anche storicamente su tutto l'insieme dei popoli celti, il paradosso per cui tutti vogliono essere liberi, ma il fatto di non esserlo insieme poi ci porta a essere schiavi, no? Quindi diciamo che sono considerazioni abbastanza alla portata di tutti, abbastanza anche alla portata dell'esperienza nostra, che stiamo vivendo anche questi stessi giorni, se vogliamo, per cui non c'è niente di nuovo da questo punto di vista. Ecco, quello che ci insegna, un po' di umore, quello che ci insegna la storia bretone è che da lì in poi ci sarebbero stati una serie di movimenti di diverse tendenze, tutti accomunati dal punto di vista della volontà, della riaffermazione della lingua bretone e anche della volontà di autodeterminazione bretone, ma ognuno per conto proprio e con varie scissioni, frazionismi. Cito i più importanti, i più interessanti, ecco, ricordando un'altra tappa fondamentale all'inizio degli anni 20, la creazione che non nasceva da niente, ma nasceva comunque da un milieu, quindi da un raggruppamento di persone, di bretoni interessati alla propria autodeterminazione della bandiera bretone come la conosciamo oggi, che è la Buena Duc, che è quella bandiera che è esattamente questa che stiamo vedendo qui nella proiezione, no? Quindi sono le strisce orizzontali, rappresentano gli episcopati, sia quelli in lingua bretone sia quelli in lingua gallo, mentre in quartati ci sono gli ermellini, che da sempre sono il simbolo della Bretagna, alla quale poi è legata la famosissima leggenda dell'ermellino della Blanche Hermine, cantata poi da Gilles Servano. Quindi questo ermellino che sarebbe sfuggito a una battuta di caccia da parte del re bretone, peraltro, questo ermellino bianco che a un certo punto preferì farsi prendere, quindi uccidere dai cacciatori, piuttosto che
attraversare un fiume fangoso, di buttarsi in una pozza fangosa. Plutôt la mort que la souillure, lo dicono in francese, non provo nemmeno a dirlo in bretone perché meglio di no, però questo significa che è meglio morire piuttosto la morte che insozzare il manto bianco. Quindi questo sarebbe stato poi eccolo qua, questo è l'erbellino araldico non stilizzato, normalmente lo si usa invece in forma stilizzata nella poema. Ecco, quindi questo ideale romantico, meglio morire che insozzarmi il manto, ecco, che insozzarsi il manto bianco, è stato uno dei refrain più noti proprio di tutto l'immaginario, anche culturale, musicale e letterario del popolo bretone. Arriviamo però a un momento particolarmente difficile che insomma avrebbe poi fatto scontare all'insieme dell'Ansao, cioè di tutto il movimento bretonista, avrebbe fatto scontare diverse pene dell'inferno nel secondo dopoguerra. Sì, perché l'esperienza del Parti National Breton, Partito Nazionale Bretone, PNB, fu un'esperienza, come capita spesso, no? È capitato spesso anche in altre situazioni, di vicinanza in parte vera, in parte no, perché poi anche lì c'era chi stava da una parte, chi stava dall'altra, con la Germania di Hitler. E questo in chiave come? Non in chiave tanto di adesione, anche se qualcuno aderì anche idealmente, ma di adesione al nazionalsocialismo, ma in chiave antifrancese. Quello che poi avremmo visto nel secondo dopoguerra, e vediamo ancora oggi, ci sono molti bretoni che ritengono meglio l'Unione Europea che lo Stato francese, perché ritengono che lo Stato francese possa essere comunque abbattuto, sconfitto, ridotto in minimi termini soltanto da un'Unione Europea forte. Per cui, come oggi c'è questa vicinanza di alcuni bretoni, di alcune parti del movimento bretonista, di quel che ne rimane perlomeno politico, all'Unione Europea, durante appunto il periodo nazista vi fu il Parti National Breton che si avvicinò al nazismo, quindi, e tenne anche dei contatti con Berlino proprio in funzione antifrancese. Questo l'abbiamo visto anche nei paesi baltici, ecco, quindi voglio dire, non è un'esperienza sicuramente inusitata quella bretone. Naturalmente questo che cosa ha portato? Ha portato a un ostracismo ufficiale non soltanto verso il PNB, che naturalmente fu sciolto nel 1945, o verso le persone, alcune delle quali condannate a morte, poi graziate, e qui ci sarebbe veramente da fare una ricostruzione storica particolarmente intensa, non avevo il tempo. Ecco, però appunto questo ostracismo sarebbe arrivato poi verso tutto il movimento bretone anche nel secondo dopoguerra, accuse che evidentemente con ben poca fantasia sono sempre le stesse, di essere neonazista, di volere il nazionalismo, di non volere l'internazionalismo, e accuse di questo genere. Vedremo che poi in realtà buona parte del movimento bretone nella seconda dopoguerra fino ai nostri giorni invece sarebbe stato di stampo marxista, per cui sono accuse che lasciano naturalmente anche lì generaliste, generalizzanti e generalizzatrici che ovviamente non hanno avuto poi una rispondenza nel vero. Però nella azione politica si deve poi avere a che fare con questo genere di accuse, insomma. E quindi dal Parti National Breton io ricordo comunque l'esperienza di due personaggi fondamentali che io ho avuto anche il piacere nella mia esperienza, per quanto possa essere interessante che vi racconti la mia esperienza, però di incontrare direttamente. Uno Jean Fauré e l'altro Alain Rezaf. Alain Rezaf sarebbe stato uno dei fondatori, nonché a lungo responsabile della Ligue Celtique, della Celtic League, della Lega Celtica, che all'inizio degli anni 60 fu fondata federando in una sorta di ONG, in senso buono naturalmente, quindi di un'organizzazione non governativa, peraltro riconosciuta come ONG proprio dalle Nazioni Unite, federando i sei paesi in cui si parla in qualche modo ancora una lingua celtica, ovvero sicuramente la Bretagna, il Galles, l'isola di Man, la Cornovaglia, la Scozia e l'Irlanda.